Ciao ragazzi, finalmente siamo partner di Aston Deck Tracker, quel programmino che mostra le percentuali durante le partite, di vittoria, sconfitta, pareggio e anche degli eroi migliori a inizio del game. Quindi è il top del top, super consigliato, lo potete scaricare dal link in descrizione. Io ne ho di Craggy, farò anche Tessie, però mi piace più Craggy. Il Tracker dov'è? Tracker ha deciso di crepare. Dai, dacci. Continuiamo a fidarci del Tracker, ci ha preso prima su Gallio X. Dai, vado di Craggy. Il mio comandante preferito è tornato. Siamo pronti a cominciare? Allora, in teoria, l'1-1 con la banana non perde mai. Nella pratica, no, vabbè, ci sta. L'1-1 con la banana. Anche l'1-3 non è male. Questo. Visto il video con Delmo troppo forte, fossi in te un pensierino su Magic the Gathering, lo farei. Cos'è che avevo detto? 2-4 più bananone. E si perde. Forte. Cazzo, Eccoti, come incredibile. va là fuori? Ma lui è salito. C'ha il mozzo questo. Quanto ha senso prendere il secondo testa d'ossa più la monetina? Poco senso. Non è il più forte, ma combatterà con onore. Buona Non dovrei battaglia. perdere. Dovrebbe avere il mozzo. Addirittura faccio più danni nell'avere la giocata, sta banana. Bel lavoro. La merda Tieni la qui. pressione. Se non avessi tirato le banane, ora avrei fatto 3-1-3. Sto sculando nel trovare i bananoni, però il punto è che adesso devo fare questa. E non si farà, non si va al 3. Si fa rollerino. E un pochettino si piange perché sto shop è brutto. In realtà questo è forte. Va tutto bene, piccola. Devo Stai tirarci anche andando l'altra. bene. Anzi, dovevo. Sarebbe cambiato niente. Così stava a frizzare lo shop. Questi qua volevo Hai le livellare in reclute realtà. fresche fresche per te. Una bella spell. Cioè, si sarebbe potuto prendere tipo drago più mozzo. Però in realtà è andata molto meglio così. Prossimo turno mi sa che faremo doppio level. Qualcuno sa quanto dura ancora questa season? Non vedi l'ora che arrivi l'estate anche tu allergico? Bella Giacazzetta, grande. Sei un gran comico. Mi è piaciuta questa. Ok, comunque la season è iniziata ad aprile. Inizio aprile è iniziata, no? Da circa un mese. Quindi tra un mese dovrebbe uscire l'aggiornamento e tra altri due l'aggiornamento, fine ci season. sai fare. Allora, se facciamo HP si livella. Se vendo questi due, vado a 9, livello e faccio monete. Mi sa che la play è livello e faccio monete. Mi devasta l'oppo però. Però la play in ogni caso. Vado a 9, tac, super clean. Devo sperare che il cavaliere ci difenda il più possibile. Poi ovviamente adesso qui non ha senso aprire la sacca. Cioè il discorso è che la sacca turno 5. Se non avessi avuto il doppio 3-3 l'avrei aperta. Perché il doppio level qua era buono. Continua così, forza. Beh, è andata bene, 6 danni, ottimo. Devo prenderne 14. Una battaglia estenuante. Rimettiti in sesto e torna a combattere. Ah però. Allora, ci sono i draghi, ma ovviamente qui sarebbe da prendere il 3-1. Oh, sicuramente si prende 5-7, 3-4 monetine. La domanda è se vogliamo prendere il 3-1 per dare scudo con il testa d'ossa o il poeta per aprirci la strada a una build draghi. Diciamo che abbiamo questo dilemma qui. Il problema è che prendere poeta così naked non so quanto senso abbia. Quindi probabilmente è questo qui. Probabilmente è quel 3-1 lì. Col 3-3 davanti, quel 3-1 lì è carino. Da scudi non ci fa perdere e magari riesco a fare una. Perché fare draghi così è difficile. Cioè, prendere lui per primo è raramente la giocata. Io farei così.
Turno dopo abbiamo 11, quindi in teoria livelleremo. Continua così, forza. Banane vanno sul pirata con tanta vita adesso. Beh, altre grande. No, si è ridato scudo a se stesso. Tutta sta fatica. Niente, sono riuscito a perdere. Siamo riusciti a perdere. Lì, per come era posizionato lui, era meglio mettere questo prima, saperlo. Io devo salire comunque qua. Cioè, questo qua con questa. Io potrei fare gaudiatore, questa qua. Sono 7 roll, prendo un altro pezzo. Tiro questa. Per me che ho già Naga, Naga elementale, non morto, pirata, mancherebbe la bestia, quindi potrei prendere questo. D'accordo, apportiamo qualche miglioria. Apriamo la sacca. Ragazzi, se mi volete seguire su Instagram sono ancora turna_official, perché il nome Turna c'è un signore turco e ancora non me l'ha venduto, spero che me lo venderà. Poi se volete potete mandarmi su Instagram anche le vostre migliori build su BG, anzi continuate a farlo perché ogni tanto mi arrivano delle strat a cui io ancora non avevo pensato e quindi molto interessanti. Prendo questo. Forse ci sta ad aprire la sacca sto turno. Continua così, forza. Sì, però che sfiga, raga. Venticinque preso. Quando metto prima questi era meglio l'inverso e viceversa. A sto punto andiamo su a 6 e apro la sacca al 6. Non è bellissimo andare a 6 col terraiolo, però a sto punto sono over the cap. Cosa c'è al 6 di buono? Tutto. Questo. Questa anche non è male, eh? Però non si prende ora, però. Prendere questa. Da un +1/+1 qua, orribile. Prendo questo, David. Oddio, questa. Però schifo, fa schifo. So di fatto che però è l'unico pezzo che ha un senso prendere se non taverna 6. Quindi va così. Se avessi preso il poeta avrei probabilmente perso il fight, sarebbe andato uguale. Avevo questo, però non si poteva sapere. Non mi vado a prendere 3 danni qua. Buona battaglia. Il flip, si è salvato. Però almeno non ho perso io il 20. Siamo contenti quando non perdiamo i 20. Allora, i tuoi servitori hanno dato. Sarebbe da buttare questo, secondo me. Anche se mi dà le spell per lei. Quindi sono combattuto. Se mi dà le spell per lancia viscida, al momento sono prima da buttare via loro. Goldrin. Again. Posso anche fare questi due, ma siamo una build non morti bestie, quindi non è bello. Discover grido, bruttino. Cazzo, non sto trovando nulla. Io secondo 10-10 contro pirati, non so quanto sia buono, il punto è che fa preso. Lancia viscida 2 per. Tetis. Prendo Tetis. No, prendo lancia viscida 2 per. Quello farà un bel po' di danni.
Non so, a questo punto si prende la coppia del Taverna 6. Anche se non è top tier, se ne sono due, in qualche modo ce la faremo a incastrarlo. I draghi mi hanno cariato, sono stati fortissimi. Per me è che... Allora, il discorso cosa mi serve adesso? Mi serve la Naga Taverna 6. Probabilmente questa Naga si può prendere. Devo fare un rebranding qua, devo buttare via lui e buttarmi dentro. Però mi prenderei il Mirbibidone più che altro. Questa costa 1. Si può stare a prenderla. Questa fortissima. Questa da spell. Vediamo cosa dà. Non è il top, ma è una naga e al momento forse ce ne dobbiamo accontentare, ci dobbiamo accontentare di quella. O se no prendiamo il poeta. Effettivamente che con loro ci può stare. Misto build. Il poeta è grosso. Ha senso frizzare questa? Vogliamo farla adesso vedendo il 15-28? Forse no. Questa è una buona, è un'ottima carta. Ci può stare il frizz. So che poi andrebbe frizzato sputafiele, triplato sputafiele. Assicurerò che questi rimangano qui per la prossima volta. Bella esotica, eh. Questa ragazza ogni tanto la prendo, ma è veramente orribile sta carta. Hai buone possibilità di vincere. Siamo a 22, ne prendiamo 8, prendiamo perfetti, sotto il cap. Non fa niente. Praticamente anche questa è grossa per come siamo messi, roll. Andiamo a mettere la Vandala contro Pirates. Non è male, al momento ragazzi. Questa è una naga scudata che si prende fiele. È sicuramente meglio del 19-34. Fa il suo. Fa il suo quella lì. Se no si roll, se no abbiamo due roll. In giù facciamo questo. Ragazzi, vi ricordo, se il video vi sta piacendo, di iscrivervi al canale col tasto qua sotto. Potete attivare la campanellina se volete ricevere notifiche per i prossimi video. E se proprio volete esagerare, un commentino per l'algoritmo. Adi si prende con pirati, mi sa. Non sono sicurissimo. Cioè, è più forte di terra, però allo stesso tempo è il primo pezzo che salta. A meno che poi non vogliamo buttare poeta in caso di non di triple. Cioè, sarebbe da trovare Mirmibidi o due roll. Però in realtà va preso adesso. Ecco, vedi, questa era meglio, vabbè. Dopo salterà poeta e metteremo Silivas. Quindi, Vandala. Andiamo a far saltare guardia lame per prendere la bananina. Bananina è un più 8 più 8, quindi più 10 più 10. Quindi in realtà costo 1 ci può stare. Quindi pezziamo questo. Sia il vero combattimento. Per sul... 5-8. E va bene. Non so se questo tenerlo in fondo o per primo. Di solito si mette per primo. Poi prendiamo Silivas, poeta. Prendiamo Silivas, non lo giochiamo subito. Vediamo cosa capita. Comunque siamo più grossi noi. Ottimo, bello 3-3. Comunque andare al 6 ragazzi ha pagato. Però che giocare tempo. Ho preso dei draghi, non ho più perso. Puta fiori. Saluta Mucla, niente più banana gratis. Peccato, mi piaceva la banana gratis. Mantieni la pressione. Azzo, questo è forte.
Mi dispiace buttare il poeta, perché effettivamente è un 20-20, però è più forte mettersi Livas qua. Anche 1-2 buono. Salta il poeta. Tra l'altro loro non hanno neanche scalato sto giro. Cos'è che hanno colpito? Ah ragazzi, sono l'unica adesso l'unica cosa che scalano, Barba Bianca, che ogni volta che scalano tutti i naga insieme, insomma, mi verrebbe a dire che in realtà questo sia da far saltare. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta. Cambio HP è fortissimo. Dovrei vendere lui, cavolo, per far quello lì. Quindi quello lì si frizza. L'ho provato, se riuscivo a trovare un gold la prendevo. Ma questo è fortissimo. Allora, questo andrebbe messo dietro, essendo contro bestie. E poi dovrebbero saltare i dragoni. Se trovo Mirmibidi o altro Silivas. Oh, Draccari. Potevi rubare una carta? Come? Ah, con la spera 7. Sì, esatto, potevo rubare una carta, ho preferito di scoverarla. Immagina prendere il 31. Che qualcosa mi dice che potrebbe essere. Madonna, sono... Merda sto tizio. Cosa ha tirato fuori? Quanta BG. Le sconfitte che non ti uccidono ti rendono più forte. Non è una lobby, non è una build da Caliwix questa. Ah, cos'è più forte? Vedo solo Naga o più 4 a tutti? Più 4 a tutti è bellissimo. Dai, questo. Io uno dei draghi. Non ho fatto il loro. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Siete stati bravi. Vogliamo mettere anche questo. Teoricamente interessante pure quello. Nella pratica, dipende cosa esce da qui. Fare 3-4. Sì, non credo ci stia qua. Cioè, alla fine lo sputa fiele contro non morti al fal suo. Perché potrei chiudere col detonatore. Bisogna un attimo cercare di capire se sia più forte il 3-7 o il drago. A me mi sembra meglio il drago. Quindi qua faccio le stats e basta. Cioè, fare questo per il 3-4. Il 3-4 sono. Sono tante spell in più, però, Vabbè, ormai sta lì. Hai buone possibilità di vincere. Poteva stare come shop da mangiare? Cazzo, era fortissimo, aveva messo 2 di Roy. Però, giustamente, stavamo sopra noi e abbiamo vinto noi. Allora, serve Zap per battere sto tizio. Tutto il resto non sposta. Serve un bello zappone.
La tracotanza costa 1, sta testa, si può fare, si può fare. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Gli scarabei però danno quasi danno. Vabbè, si prendono comunque. Serve zap. Comunque devo rollare per zap qua. C'è uno 2 su stats, costa 1, si può prendere. Il problema è che se non trovo zap qua non cambia più. Cioè devo rollare per zap e basta. Non è arrivato. Quindi la luce ha abbandonato questo luogo. Va, è tutto inutile. Che cazzo. Posso chiudere con... niente. Il 3-7 mi dà quasi danno. Senza quasi, mi dà danno. Ah, di farò la spela 1 e amen. Spero che le stats siano sufficienti. Di vincere. Cosa devo attaccare con lui? No, Leroy. Allora, questa qui deve attaccare tutta destra. Sì! Oddio, che shottata! Oddio. Giocata del campione, ragazzi. Abbiamo vinto. Mamma mia, ragazzi. Primo posto con Nage, una sola tripla, scammato dopo il fight finale con Bestie. Cosa abbiamo visto? Falegname, sei contento? Ciao YouTube! Finalmente un sorriso. Ce l'abbiamo fatta, mi sanguinano gli occhi. E da mettere Leroy qua ci poteva stare. Quindi è sicuramente meglio di niente, era da prendere. E comunque se arriva Zap non si perdeva mai, credo.